Ragazzi, buongiorno. Siamo svegliati sotto un cielo un po' nuvoloso e sta schizzettando già da un paio d'ore. Abbiamo sempre il nostro amico, ieri sera abbiamo fatto amicizia con lui e è stato qui con noi tutta la notte, ha dormito lì accanto alla macchina e poi si è spostato sotto la veranda quando pioveva, ovviamente perché aspettava la colazione. Ieri sera avevamo dato un po' di cena, ieri sera barbecue alla grande, posto veramente molto molto carino questo qui. Eravamo fatti un po' di legna per conto nostro, ma era stato un macello e tutta bagnata, quindi siamo andati gentilmente a chiederla lì alla postazione d'ingresso del parco e ce l'hanno data. Oggi ragazzi, giornata un po' così perché abbiamo deciso di spostarsi, andiamo verso il centro della Turchia, perché ovviamente la parte nord, quando rompe il tempo così, qua piove spesso, infatti anche per i prossimi giorni mette brutto sempre, quindi abbiamo deciso di spostarsi un po' a sud. Quindi oggi giornatina di trasferimento verso il centro della Turchia. Direi che la Turchia è uno di quegli stati che avere un 4x4 non fa la differenza. Sono questi trasferimenti in queste strade veramente tenute bene, quattro corsie, non a pagamento, lunghissime, veramente lunghissime, gli altopiani, una roba disarmante. Quando ti sposti da una parte all'altra che guardi la cartina, veramente, guardi la cartina di un paese come la Grecia, un pezzettino così, sono magari 50 km, qui sono 200. Che giornatina di trasferimento, ragazzi, che giornatina. Piano piano, piano piano ci stiamo facendo questi 350 km che ci portano quasi al centro della Turchia. Quasi. Ci siamo fatti un pranzettino così a bordo strada in un autogrill, tra l'altro sono andato a comprare anche della colla perché stamani l'Ale è troppo forte, troppo potente, abbiamo preso questo Similatac, ovviamente tutto con Google Translate. Comunque ragazzi, Google Translate è una figata questa roba qui, perché te arrivi in questi posti e non parlano una parola in inglese, vedete l'Ale? Che forza, ha spezzato gli occhiali da sole e siccome, spieghiamo bene, non è che sono occhiali da sole normali, sono occhiali da sole e da vista, quindi vanno sistemati, perché sennò qui l'Ale quando c'è il sole non vede più nulla, mi va a sbattere a destra e a sinistra. Quindi sono andato lì con Google Translate e ho detto proprio, ci ho scritto, devo sistemare gli occhiali con la colla e la traduzione in turco, e questo dice sì sì sì, e poi fra l'altro una frase in italiano enorme, devo sistemare gli occhiali da sole, mi servirebbe la colla, tre parole in turco, tre di numero, mi chiedete cosa, no aspetta, no forse ce l'ho sempre salvato, ah guardate. Tre parole di numero, ha capito, cioè, boom, Google Translate, tanta roba. Via, rimettiamoci in strada, mancano ancora 130 km, un'oretta e mezzo più o meno, andando tranquilli, noi viaggiamo piano, ragazzi. Velocità di crociera, molti ce l'hanno chiesto della nostra macchina, noi viaggiamo a 90 all'ora, 90, 100, ma più 90 che 100. Andiamo proprio tranquilli, tranquilli. Beh,
Bene ragazzi, la giornata termina. Oggi non vi abbiamo portato da nessuna parte, ma abbiamo fatto solo dei chilometri per spostarsi. La decisione appunto dove eravamo ieri, le opzioni erano due: o fare tutta la costa nord e andare verso l'Armenia e poi rivenire giù. Il problema è che nel rivenire giù da quella parte lì sarebbe stato molto più probabile trovare neve e brutto tempo, perché dovresti attraversare praticamente tutto l'altopiano e da quella parte là sei altino e c'è già ora c'è un po' di neve. Mentre se no noi abbiamo deciso appunto di venire giù. Domani vi porteremo al Lago Salato e nei prossimi giorni poi ci dedicheremo molto alla tutto il discorso della Cappadocia e tutto quanto. Ci saranno anche delle belle sorprese, per poi dopo andare comunque verso est, ma rimanere un attimino più bassi, diciamo che a livello di giro era un attimino più sensato per quanto riguarda il clima. Anche se comunque sulla costa nord, se stai proprio sulla costa, solo sulla costa, la temperatura è molto simile alla costa sud. Il problema ragazzi è che comunque abbiamo visto anche l'altro giorno quando eravamo in quei paesini, e adesso è inverno, no? È un turismo, non ce n'è tanto, ce n'è molto di più a sud, e quindi a sud sembrerebbe che ci sia qualcosa di un po' più aperto e ci siano anche un po' più cose da visitare. Quindi diciamo la decisione logica è stata quella. Ci siamo fermati in questo posto. Purtroppo la nota negativa è il fatto che c'è veramente tanta spazzatura in questa parte, guardate là, tutto intorno agli alberi, però ragazzi non ci si può far niente, è così purtroppo. Anche i turchi sono abbastanza abituati a prendere e buttare, eh. Infatti oggi diverse volte ho trovato per strada il cartello quello divieto di gettare la roba fuori dal finestrino. Stasera la passiamo qua, mi sembra un posto abbastanza tranquillo, non siamo neanche lontani dalla strada e la strada non si sente, quindi sembra posto abbastanza diciamo abbordabile per la notte. Ci vediamo domattina. Bella gente, buongiorno! Stamani ci siamo svegliati in questo posticino e anche stamani abbiamo un nuovo amico che è lui, vedete? Abbiamo dato la cena ieri sera, stamani, oh, guarda le coccole, non ti posso toccare, guarda come sei sudicio, eh? Abbiamo dato la colazione stamattina. È stato qui con noi, stanotte ha dormito sotto la macchina perché pioveva ieri sera, si è riparato. Poverini ragazzi, guardate, c'è una situazione di randagismo in queste zone qui che è veramente pazzesca. Anche ieri sera quando siamo arrivati, che poi la strada è lì, noi siamo venuti da questa strada sterrata, ma la strada centrale è lì. Là ce n'erano quattro, così, belli tranquilli, ma poi sono cani grossi anche. Però la cosa positiva che vi devo dire è che nessuno di loro è cattivo, cioè non tendono mai ad attaccarti, assolutamente. Può succedere, no? Magari per difesa, per paura, no? Invece no, sono proprio tranquilli, senza nessun... Non hanno mai dato cenno di pericolo, ecco. Bene, quindi adesso sistemiamo, stamani siamo svegliati un po' più con calma perché non abbiamo da fare tanta strada, una novantina di chilometri che ci portano al Lago Salato, e volevamo poi trascorrere la giornata sul Lago Salato e rimanerci a dormire stasera proprio per cercare di vedere il tramonto su questo famoso Lago Salato. E tanti lo paragonano al Lago Salato del Salar de Uyuni in Bolivia. Ovviamente quello in Bolivia mi sa che è un po' più grosso, però anche questo qua non scherza, perché fate conto che sono 130 km di lunghezza, da nord a sud, quindi insomma è un bel lago.
vi volevo far vedere una comodità che non è da sottovalutare, ragazzi, perché non sempre si trova dove poter svuotare il gabinetto. Dici te, devi andare in un'area campeggio, bene, ma ci sono dei posti dove i campeggi non ci sono. Noi ora qui siamo sull'altopiano anatolico in Turchia, è chiaro che se vai in Cappadocia ce n'è quanti te ne pare, ma di normale così campeggi non ce ne sono. Quindi avere un camper dove dover trovare la griglia per scaricare e non avere la cassetta è una cosa veramente scomoda. Quindi secondo me la cassetta in un veicolo che viaggia a livello overland così è fondamentale, anche perché come vedete si trovano dei bagni in delle condizioni, cioè guardate qua che lavoro, questo è da sentirsi male, guardate là. Diciamo che svuotarci il nostro gabinetto dentro credo che non gli facciamo del male, ecco, non credo che facciamo dei casini. Quindi la cassetta, ragazzi, in un veicolo è fondamentale. Io personalmente ve la consiglio. Servizio fatto, adesso l'Ale ci sta rimettendo il problema dei gabinetti chimici, cioè ci sta mettendo il problema dei gabinetti chimici. Che cosa intendo? Intendo il fatto che per il gabinetto ci vogliono i prodotti. Questo, ragazzi, ve lo dico, io in qualche video, forse un annetto fa, vi avevo detto che lo potreste utilizzare anche senza prodotti, ma è un diventa difficile. Perché diventa difficile? Diventa difficile perché dà tanto odore, senza. Se siete in emergenza, e lo fate, l'odore è forte, l'ambiente dentro è piccolino, quindi quando è chiuso per l'amor di Dio, però quando lo apri, se non ci sono prodotti dentro, ragazzi, è un odore, cioè sta di fogna, non c'è niente da fare, è inevitabile. Io non ho mai visto fare nessuno bisogno a fiorellini, quindi l'unica pecca è quella. Quindi che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo calcolato più o meno quanti prodotti ci servono e ce li siamo portati dietro. Chiaro, te mi dici, ma se viaggi a tempo lungo in paesi dove non c'è nulla, chiaro, uno deve sapere che più o meno una boccetta di quel prodotto lì ti dura un mese, più o meno, e te ne porti dietro 5 o 6, sono piccoline, un buco glielo trovi in macchina, perché a parere mio il gabinetto è l'autonomia più grossa che ti può dare il veicolo, perché, ripeto, qui secondo me in tutti i posti dove siamo stati a dormire andarla a fare in un campo, a parte che secondo me non è igienico perché cani randaci, spazzatura, ci può essere qualsiasi cosa, non è fattibile, e poi secondo me è anche un po' brutto, no? Nel senso, ma questa è un'idea mia, io non ce la farei mai, onestamente ve lo dico proprio palese. La cassetta fondamentale, e purtroppo bisogna un attimino mettersi in conto il discorso dei prodotti. Noi eravamo partiti con un prodotto solo e poi abbiamo guardato, prima di entrare in Turchia c'era un negozio di camper in Grecia e ne abbiamo comprati 4, quindi praticamente per 4 mesi te vai avanti. Poi nel mondo, ragazzi, il camper non è che ce l'abbiamo solo noi europei. Quando te più o meno ti calcoli, quando sei nelle grandi città o robe varie, vai a cercare più o meno un prodotto simile o quel prodotto lì, che comunque quei prodotti lì che utilizziamo anche noi. Di che marca sono, Ale? Non ricordo il nome. Il prodotto è questo qui, lo conoscete tutti, della Thetford. Io credo che questo qui sia una cosa geniale. Credo che sia una cosa abbastanza mondiale, la puoi trovare ovunque. Noi per adesso non abbiamo avuto problemi. Chiaro che se te mi dici voglio andare a trovare quel prodotto lì in Ghana, magari uno trovi, ecco, magari se uno dice voglio attraversare l'Africa o visitare l'Africa per un anno e portati dietro 7-8 boccette di quell'affare lì, da qualche parte le stiverai, fra le casse, robe, un posto lo trovi. Anche se poi sono convinto che se tu dovessi arrivare in una città grossa come può essere Nairobi in Kenya, secondo me se lo cerchi lo trovi, secondo me, però non lo so, esperienze che faremo nei prossimi anni. Ragazzi, andiamo al lago salato.
quasi montagne di sale. Stiamo provando ad andare a vedere se riusciamo ad entrare nel lago, proprio ad andarci nel mezzo. Ora vediamo, qui c'è un checkpoint di guardie, non so se ci fanno passare. Vediamo un attimino, eh? Allora, ci abbiamo girato proprio bene bene intorno, adesso è cambiato il tempo, sta piovendo, però da questa parte qui non è bellissima, cioè dalla parte della fabbrica e tutto quanto c'è anche poca acqua e non si può accedere al lago perché c'è un po' di fango. Quindi adesso facciamo un pezzettino indietro, facciamo 10 km indietro e andiamo a vedere nel punto, diciamo, dove c'è il parcheggio, sostanzialmente quello turistico. E noi abbiamo provato un po' a fare i non turisti, ma di cui non si accede, quindi torniamo un pezzettino indietro. L'unico posto dove è accessibile entrare nel lago presumo che sia questo, perché dove abbiamo girato noi abbiamo sempre trovato solo fango così e no, non si può passare. Tra l'altro abbiamo conciato la macchina, attenzione, dovremmo trovare un autolavaggio perché non ci si fa nemmeno a prendere in mano gli sportelli. E qui invece si può accedere, però ovviamente è proprio il posto più turistico. Sì, devi passare dentro, tipo come fai nell'autogrill, che devi fare il serpentone per forza. Esatto, esatto, per forza. Quello ti vuol far spalmalzare, quello ti vuol da quello ti vuol da quell'altro, insomma. Posto turistico, però poi dopo accedi e arrivi qui sul lago. Bella gente, siamo letteralmente scappati dal lago, ha iniziato a fare un freddo la Madonna e poi è arrivato praticamente un nubifragio. Sì. Fortunatamente ce lo siamo beccati tutto per la strada, adesso ha smesso di piovere e ci siamo spostati solo di 50 km in un lago che non viene segnalato da nessuna guida, però sembrerebbe che sia molto bello. Noi adesso siamo arrivati al buio e ve lo faremo vedere domani mattina. Comunque il lago salato è molto molto bello, vi posso dare un consiglio, ho letto a destra e a sinistra che molti lo paragonano al Salar d'Uyuni della Bolivia. No, vi posso garantire che si sbagliano di grosso. Carino, se ci passate fermatevi perché è bello, sicuramente molto meglio d'estate che sì, adesso, perché adesso c'era il fango ovunque, ci abbiamo conciato la macchina ragazzi in una maniera che domani mattina ve la faccio vedere, cioè da sparo, mi ci vuole un'ora di autolavaggio. È un po' piovuto, esatto, però abbiamo il fango praticamente fino a qua, cioè all'altezza di Bono
del tetto, perché abbiamo provato di andare a vederlo da dentro, ma è stato un disastro perché è tutto fangoso, è tutto bagnato, quindi vabbè, insomma. Niente, comunque da fare. Le saline le abbiamo viste, sì. Abbiamo visto anche dove fanno il sale. Pensate che questo lago praticamente ricopre quasi l'80% del consumo di sale del paese. Sì, sì, della produzione. Esce, sì, tutto di qui, e secondo me è qualcosa anche se lo vendano. E da questo lago, dai plankton che sono all'interno del lago, che sono un'alga rossa, prendono anche il colore i fenicotteri rosa. Perché ci sono dei momenti dell'anno, sì, che vengono a depositare le uova qui. E l'acqua è rosa. E l'acqua è rosa. Oggi, quando l'abbiamo visto noi, pochi tratti. Bene, ci vediamo domattina.